Parentela, buonasera. Buonasera a voi. Miracolosa, però non voglio dire, non vogliamo. Ancora non riusciamo a farli. Sicuramente è stata un'impresa sportiva, questo sì. Però insomma io ho sempre creduto a questa salvezza. Sì. E con il lavoro che abbiamo fatto da Serie A siamo riusciti a salvarci con soprattutto facendo anche delle ottime prestazioni, sì. Ricevendo complimenti ovunque, compreso e compresi vostri. Mi fa piacere, sono contento soprattutto per i ragazzi perché sono molto giovani, quindi hanno sicuramente la possibilità di farsi vedere in questi negli anni a seguire. Sì. Oggi chiaramente hanno fatto la differenza le motivazioni, no? Soriano che doveva lasciare sotto lo Scalea, anche se comunque è rimasto in zona playout, ma è salvo per la situazione, per la famosa regola dei 10 punti. Poi c'è stato questo doppio gol di Angotti, no? Che è andato a rimpolpare quella che è la classifica marcatori, per il Cutro Bellia, però insomma Cutro che già vedeva qualche assenza, ci ha raccontato Pino Belvedere. Sì, soprattutto davanti eravamo sicuramente scontati, avendo che entrambi gli attaccanti non era mai successo quest'anno assenti, sia Morello per infortunio, sperando che non sia nulla di grave, si è fatto male ad Acri, e mentre Lizzato per problemi familiari è rientrato in Argentina in settimana, e quindi soprattutto lì c'è stato il problema, sono arrivati tantissimi cross in aria, però non avevamo gli stoccatori finali, non eravamo chi riusciva a buttare la palla dentro. Sì, Bellì ha fatto un bel gol, abbiamo fatto dei piccoli errori, però insomma la squadra ha giocato come al solito, una squadra molto giovane, abbiamo chiuso, lo diceva lei, le motivazioni sicuramente Soriano ne aveva di più perché sì. Comunque cercava la salvezza, però noi abbiamo fatto secondo me una buona partita, i giovani sono messi in mostra, quindi sono contento anche della partita di oggi. Sì. Vincenzo. Sì, direi che quello che oggi c'era la possibilità di battere il record della continuità, no? Per due volte hai raggiunto quattro risultati o tre consecutivi, oggi magari con il suo Seriano potevi battere questo tuo piccolo record in questo campionato. Ecco, forse il prossimo anno bisogna cercare di agevolare questa situazione della continuità per questa squadra che ormai secondo me non è più giovane, ecco, già il prossimo anno. Sì, vabbè, ma il record fondamentalmente questo nemmeno ci pensavo, sinceramente non è una cosa che mi stai dicendo tu, quindi non ci ho mai pensato. Io ho sempre pensato alla salvezza, ho sempre pensato di ottenerla attraverso il gioco, quello è successo, ci siamo riusciti, quindi la cosa più importante è questa, no? Beh, sicuramente non è solo che ti davo questo dato giusto per capire insomma, ecco, questa discontinuità che c'è stata, in un certo senso si è arrivata una o due risultati utili consecutivi, sì, però è stato un grande campionato, sicuramente un grande campionato, e volevo dirti insomma 24 punti conquistati nel girone di ritorno sono sì, abbastanza questo, importanti. Nel girone di ritorno comunque siamo stati abbastanza conti, abbiamo fatto punti quasi sempre, quindi posso veramente Insomma, questo significa che ci sarà anche la conferma per il prossimo anno, chiaramente. E lì dovevamo arrivare, bravo. In questo momento non ci penso, sinceramente voglio di riposarmi perché è stata un'annata lunga, faticosa, ora voglio riposarmi un po', poi divertirmi con il beach soccer e magari più in là capire. Più in là quanto? Troppe cose messe in mezzo, parentela. Così ce ne andiamo a settembre. No, ora è giusto così, poi tanto il contratto scade a giugno, poi sicuramente mi vedrò con la società, però insomma. Insomma, lei vorrebbe, mi pare di capire, vorrebbe qualcosina in più per il prossimo anno, meno sofferenze, diciamo, dai, se si è sofferto quest'anno. Lei dice che si è stancato, però. No, beh, ripeto, a me interessa più che altro la programmazione, il progetto, quindi sicuramente il Cutro avrà la priorità, no? Nel senso che abbiamo comunque fatto questa impresa insieme, vedremo, io credo che in questo momento anche la città voglia di riposarsi, voglia di
di rilassarsi un attimo, poi sicuramente c'è da sedersi a tavolino e programmare il futuro, quindi vedremo quello che succederà. Bene, grazie Parentela per l'intervento, la saluto. Grazie a voi. Buonasera.